Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, quest'oggi andrò ad unboxare un'attrezzatura nuova per me, veramente economica, alla portata veramente di tutti, per l'ultralight spinning. Dunque mi raccomando, per altri video del genere, mi raccomando, lasciate like, superiamo i 120 mi piace per questo video, perché un'attrezzatura così per iniziare è stupenda. E dunque mi raccomando, lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video. Sotto c'è la canna che la teniamo per ultimo, così vi faccio una sorpresina. Allora, andiamo a prendere un po' di roba. Prima cosa che esce fuori, ecco, sono anche appena tirato giù, sono i TB500 usciti da qualche mese ormai. Sono degli shad di vari colori e dimensioni che ottimi per bass, reali, lucci, spigole, che sono lunghi 8 cm 3, e io l'ho preso su questa colorazione bianco naturale che è perfetta per imitare qualsiasi foraggio, soprattutto in condizioni di luce. Eccolo qua, molto morbido, vediamo, anche elastico. Questo andrò a utilizzare a bass, magari a strippare in laghetto, dopo cos'altro, non so, reali, voglio andare a cercare i grossi reali con questo. Come vedete, un bianco perlato con un bel po' di flake bianco e argento. Molto molto bello. Come vedete, con la luce riflette questa linea azzurrina che nei pesci si trova spesso. Quindi molto molto naturale. Corpo tozzo. Un bel paddle, anche a perca, giusto? A perca questo voglio provarlo. La confezione è da 10 e sono delicia. Poi passiamo al prossimo articolo, che è questo. Andiamo a tirarlo fuori. È uno dei nuovi box della Seika per esche artificiali, spoon che utilizzerò per metterci dentro i miei minnow e giacchetti. Vado a farvi vedere. Prendo per esempio questi per tenerli belli comodi senza problemi. Perfetto anche per i metal jig, ad esempio. È tanto piccolo, sta nelle tasche dei pantaloni. Se avete i pantaloni con i tasconi a metà gamba, sono perfette queste scatoline perché entrano giusto nella tasca. Sono delle perfette dimensioni. Ecco qua, vedete, sono veramente piccole come la mia mano, e stando dentro comoda le esche, hanno anche un po' di gioco, giusto per le esche più grosse. E se guardate, se me lo metto in tasca, apro magari il bottone, c'entra perfettamente anche per mettere delle piccole testine piombate innescate, e devo dire che non sta neanche troppo scomodo. Perfetto quindi per andare magari a fare le sessioni veloce a trote, a Caleta, i miei reali, tutto quello che vogliamo. Non è che se mettiamo dei metal jig, ma dei fiorelli, piccolo che volete. Sessioni veloci, questo è perfetto. Metti in tasca, sei pronto a pescare, cambi le esche, easy peasy, le mosche. Poi, secondo, cosa prendiamo? Prendiamo qua. Cos'è? Ah, ok. Questo è un altro Naxo 85 che ho già in un'altra colorazione, so pure come, tra l'altro. Ecco qua. Ho in colorazione bianco argento. Devo dire, molto molto bella. Se la metto a fuoco, dai. Ok, molto molto bella.
un bel crank da 10 grammi, che è molto leggero, 85 mm, e questa volta l'ho preso di una colorazione un pochino diversa, con questo giallino, ma sempre argento. Ehi, ok, molto molto carina, con la schiena giallo ocra. Anche questo per bus che avete nei reali, perché andrò a farli in un posto veramente particolare. Intanto ultima la busta, e questa sarà la mia arma vincente. E quindi sì, sto crescendo la mia collezione di crankbait. Ah, comunque anche me lo segnalano bene anche a Perca e a Su quest'esca. Dopo vediamo un po'. Ho un po' di roba molto interessante che è uscita di recente. Vediamo di metterle tutte assieme perché sono due gruppi. Allora vediamo un attimo, Il primo gruppo sono questi 1, 2, 3, 4, 5 pacchetti di SK Con da 1,5. Questi sono piombi, praticamente, sì, piombi a cono, che si possono sia montare sugli ami volendo, che è quello che farò io, come avrete già visto nella live di qualche giorno fa. Possono essere utilizzati per creare testine, per fare mosche, per questi in particolare metterli davanti agli ami Texas per fare dei Texas molto leggeri. Quindi in mezzo può andare molto bene su pesci apati. Quando lo spembiato è troppo leggero e abbiamo comunque bisogno di una presentazione, questo è quello che fa l'idea. Colorazione grigia, molto semplice, come vedete 5 pacchetti. Vediamo anche, c'ho un pocherino di coni, ok. Ogni bustina è da 10 pezzi, quindi 50 con il tua in mano, non è male. Diciamo che ne apro un po', posso fare un po' di testine per fast fishing, un po' di mosche, eccetera, eccetera. Quindi questi mettiamo da parte, ogni volta mi divido un po' di qua, un po' di là, la roba. Vabbè, poi abbiamo 5 buste dei loro fratellini più piccoli, sempre SK Con da 0,8 grammi. Questi sono un arancio fluo, anche questi per testine piombate, mosche. Questi in particolare li voglio montare sugli ami e farci le testine piombate per il fast fishing e per l'agi, l'agi game e anche il rock fishing. Questa era una possibilità di farli diventare anche stand up, come vedete c'è un'apertura in modo da anche regolarlo un attimo sull'amo, quindi alzarlo. E anche questi 10, quindi 50, anche qua mi divertirò un sacco. Andiamo insieme ai fratellini. Poi abbiamo un altro boxer 65, che come il Naxo ho già, proprio qua, ecco qua. Ho questa colorazione un po' più viola per l'acqua sporca, un po' più simile a Bluebill. Questa volta simile a quella di poco fa del Naxo, tendente molto al giallo, con questa schiena azzurra, si mette a fuoco magari, ecco qua. Veramente veramente carina, pancia arancione e soprattutto essendo semi trasparente, come vedete con la luce. Ok, no, me l'avevi messa a fuoco, ok. Ha questo profilo che riflette molto e prende molto la luce, quindi oltre ai suoi 15 grammi, se non mi ricordo male, no, 16 e mezzo, e i suoi 6 cm e mezzo e i 3 metri che raggiunge di profondità, vabbè, è un ottimo crank per andare a cercare il pesce in acqua un pochino più profonda. E andiamo a metterlo insieme agli altri due, per farvi capire, sono due fratelli praticamente. Sì, ok, la mia faccia, però sono più belli crank della mia faccia.
Eccolo qua. Bueno. Poi cosa abbiamo? Abbiamo questa scatolina qua che contiene una bobina. È un Drex 2000. Ecco qua. Questa volta invece di prendere un nuovo mulinello sono andato a prendere una bobina, dato che ho un Drex 2000 montato sulla canna totale, che adesso ho anche smontato. Eccolo qua. Con uno 0.14 di Gorilla Silver. Andrò a smontare questa bobina, dato che la canna totale la uso principalmente in inverno e questa combo no. E la andrò a montare sul mio Drex, in modo da utilizzarlo anche un po' di più. Anche perché è un mulinello che mi piace veramente tanto. Se magari lo metto dentro, ok. Un mulinello che piace veramente veramente tanto, ha un'estetica carina, prezzo veramente economico e mi trovo bene. Ho la bobina. Alla nuova bobina ovviamente mi ha messo un filo e io sono innamorato del Viral 008 taglia, che tiene 6,4 kg, qua abbiamo i 150 metri. Questa però, essendo non essendo shallow questa bobina, dovrò fare un po' di fondo, ma quello non è un problema. Infine, dato che ho la bobina nuova, quindi il mulinello praticamente nuovo, andiamo a far vedere la canna. La canna si tratta di una Seika Nimeria. Se magari non prendo il cavo meglio, ecco qua. Seika Nimeria da 1,5 grammi. Aspetta che non vedete tanto, me la tiro fuori. Casting weight 1,5 grammi, 1,98 di lunghezza. Ecco qua la punta. Non è solid ma tubular, però è molto sensibile. Una canna perfetta per iniziare a light, molto anche rigida, ma non troppo. E vi spiego un attimo il motivo di questa canna. Mi serviva, tanto apprezzate l'estetica, che è veramente, veramente bella. Vediamo un attimo, se mi metto a fuoco, ok. Corpo grigio, scritte gialle, veramente carina. Manico unico che io normalmente non apprezzo, ma in questa canna veramente l'apprezzo. Manichetto unico. E questa canna la andrò ad utilizzare, come vedete, cannina molto semplice, perfetta anche da torrente. Questa canna ho intenzione di andarla a utilizzare in torrente, a trote, a cavedani, a Cheppi, a realini così con piccole hard e rischi molto leggere, perché comunque erano 1,5 grammi. Esistono anche varie armature, se non sbaglio arriva fino a 8 grammi. E anche, soprattutto, volevo una canna dedicata al fast fishing. Questa sarà dedicata principalmente anche al fast fishing. Nonostante sia tubular, io questa la voglio usare principalmente a fossing, in modo che le altre me le tengo, per esempio la optical me la tengo per il light un pochino più pesante, oppure rock fishing. Questa sarà una canna che mi aiuterà molto, sia in kayak che da riva. Manico corto, quindi da kayak è perfetta, però posso andare a utilizzare in torrente. Guardate come sta bene con l'abbinamento del mulinello, veramente veramente carina. Ecco, se andate a formare una combo così per il light game, tra canna e mulinello, venite fuori con circa, la canna sta sui 30 se siete interessati, e secondo me è un'ottima canna per iniziare, ha un'annellatura giusta, cioè non è come le altre canne di altri brand che con 30 euro hai o una canna che non ha abbastanza anelli o che non rispetta il casting weight, oppure che è un palo e ci tiri fuori anche i tonni al volo. E con 50 euro più o meno di mulinello, 30 euro di canna, quindi 80 euro di totale, vi portate una combo per cavedani, trote, cheppie, eccetera eccetera, veramente veramente carina, e ve lo andrò a dimostrare nei prossimi video, che andrò a utilizzarla veramente a tutto, veramente veramente a tutto. Vedrete, preparatevi, perché andrò a portarla alla massima piega.
Dunque, mi raccomando, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ditemi se vorreste vedere altre cose del genere, magari qualche altra cannina, in particolare, magari su fascia medio-bassa, 50, 30-50 euro, che io ve la porto. E altri ovviamente combo. E dunque mi raccomando, ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Preparatevi perché tra qualche settimana la vedrete in piega. Quindi direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti.